Propongo un titolo un po' croccante per la serata. Famiglia e Chiesa, punto. Dove siamo? Sfide e prospettive. Modestamente, con più semplicità, cercherò di confezionare, di allestire che cosa? Uno, una, inquadratura del contesto in cui si iscrive questo sinodo e il prossimo. Due, di fornire una messa a fuoco delle questioni più rilevanti, certo non tutte, non in modo esaustivo evidentemente, dato i limiti di questa esposizione. E terzo e ultimo punto, di cominciare a individuare qualche prospettiva. Quindi l'inquadratura, la messa a fuoco e le prospettive. Famiglia e Chiesa, dove siamo? Dov'è la famiglia? In quale situazione si trova? Dove si trova oggi la Chiesa? A che punto? E dove si trova la Chiesa rispetto alla famiglia che vive quotidianamente, nell'esperienza pratica effettiva? Dove ci troviamo noi con queste tematiche? Benvengano questi incontri, perché la mia impressione è che a tutt'oggi, salvo errore, anche a livello di diocesi, di parrocchie, non è che si sia attivata questa grande riflessione. E invece è importante, perché da qui al prossimo ottobre c'è da mettere in campo energie anche di testa, se no perdiamo un'occasione. Quindi benvengano questi incontri, sono da sfruttare al massimo. Bene, allora. Primo punto, quella dell'inquadratura del contesto. Dove si colloca questo sinodo, questo interesse esplicito della Chiesa per la famiglia? Certo, occorre soffermarci sul contesto, sull'orizzonte socioculturale. Quindi, un'occhiata che è imprescindibile, non possiamo farne a meno oggi. Se vogliamo parlare della verità cristiana del matrimonio e della famiglia, non possiamo partire subito a spron battuto con i documenti, con la Bibbia, occorre prima di tutto capire dove ci troviamo. È l'analisi dei segni dei tempi, è lo sforzo di comprensione dell'epoca, fondamentale. Nessuno può muovere un passo in una direzione se non si sa da che parte si trova, con la bussola. Prima deve capire dove ci troviamo, e allora ci muoviamo poi in una data direzione. Quindi quello che adesso andiamo a fare, cercare con qualche pennellata semplice di dare qualche coordinata per interpretare il tempo presente, è operazione che non si può aggirare, è fondamentale questo momento. Quindi, uno sguardo sul contesto socioculturale, sul mutamento socioculturale. È cambiato il mondo, è cambiata la gente, è cambiata la mentalità. I criteri con cui si valutano le cose, i criteri di giudizio, i modi di vedere, ma anche i modi di volere le cose. I sociologi parlano, per cercare di descrivere questo tempo che appunto è complesso, di società complessa e secolare. Soffermiamoci un momento su questa definizione, che è certo provvisoria perché è talmente complessa la situazione che non la puoi definire una volta per tutte. Comunque, accontentiamoci per adesso di questa prima determinazione generale. Noi siamo nella società complessa e secolare. Mi spiego. Cos'è una società complessa? Perché è complessa rispetto a quella di prima? Complessa perché viviamo in un insieme di sistemi di scambio. Pensiamo, mondo del lavoro, un mondo, il mondo del tempo libero, un altro mondo, la famiglia, un altro mondo, cioè sistemi di scambio che sono giustapposti, parziali e non trovano una sintesi. Uno è una persona al lavoro e lì ci sono alcuni criteri, quelli dell'efficienza. La tua anima non interessa, i tuoi affetti non ci importano, tu devi raggiungere un target, quello ci interessa. Quello è il criterio dell'efficienza. Vai a casa e, visto che è l'unica corrente calda di umanità che è rimasta, allora casa è il regime dell'affettività, della gratificazione emotiva. Un altro discorso. L'educazione dei figli, la scuola, tempo libero. Quindi mondi contigui, complessa, sistemi di scambio parziali soltanto giustapposti,
senza una relazione reciproca. Alla fine usiamo un'immagine come il costume di Arlecchino, tante cose, tante pezze colorate messe insieme, ed è difficile avere un'idea unitaria. Questa complessità, che per la prima volta è stata definita così da Niklas Luhmann, un sociologo già negli anni 70, certo delle ripercussioni sulla figura dell'individuo. Uno in questa società complessa, un po' a pezzi, si ritrova appunto anche lui disintegrato, frammentato. È una persona sul lavoro, è un'altra persona a casa, una con gli amici, una adesso dovremmo dire sui social. Internet non è uno strumento, è un ambiente oggi. Quindi, alla fine, come diceva lo sociologo Goffman, chi è oggi l'individuo? L'individuo potrebbe essere esemplificato da questa immagine come un attaccapanni su cui sono appesi gli abiti dei suoi ruoli, a seconda. Quindi società complessa, frammentazione dell'individuo. Complessa perché non si riesce a venire a capo, manca un principio sintetico, manca nella società complessa un'idea che tenga insieme il tutto. Non c'è più uno schema, ecco, diciamo così. Non c'è più uno schema generale dentro il quale io possa spiegare la mia vita, il mio destino, la famiglia, gli affetti, il lavoro, chi sono, uomo, donna, il mio genere addirittura. Manca il copione, manca lo schema, manca il disegno generale. Non so se fate la settimana di mistica, ma in fondo, una delle ultime cose che c'è, ci sono le parole crociate, senza schema. Ecco, è una roba del genere. Cioè non sai dove ficcarle queste definizioni. Oltretutto le definizioni nella nostra società complessa sono ancora più difficili da definire, sono ambigue. Una cosa può essere una cosa e il suo opposto. E non hai uno schema, non hai neanche i pallini neri, devi metterli tu. Quindi per inserire potrebbe essere lì al primo verticale, ma potrebbe essere al primo orizzontale. Questa è la complessità. Non disponiamo più di un copione. Un tempo uno sapeva chi era, come si doveva comportare con gli altri, che cosa doveva fare. Certo, c'erano tutti i limiti di una struttura rigida, di ruoli già preconfezionati. Benissimo, certo, c'era quel limite, bisogna prenderne atto. Quindi questa è la società complessa. La società complessa non ha più uno schema, non ha più un'idea centrale che spiega la realtà, il mondo e la mia esperienza. Provo a esplicitare meglio la cosa. Nell'epoca precedente c'erano appunto questi schemi. Questi schemi vengono definiti delle grandi narrazioni. Le grandi narrazioni sono appunto dei principi di spiegazione della realtà. Un tempo c'era l'illuminismo e offriva come principio sintetico del tutto la ragione, ok? Un'altra grande narrazione era l'idealismo, con il movimento dello spirito. Un'altra grande narrazione, certamente, era il marxismo. C'era un'unica idea centrale con la quale si spiegava la realtà, il movimento della storia, l'esperienza, il singolo. In questo contesto di grandi narrazioni, evidentemente c'è anche l'esperienza religiosa e quindi anche il cristianesimo. Pensiamo all'esperienza del cattolicesimo rurale, cioè come bene si associava a una società di tipo rurale, con i ritmi naturali, con una certa idea della natura. Quindi queste grandi narrazioni, queste spiegazioni, questi racconti, nel quale ognuno appunto trovava il proprio ruolo, la propria identità, la propria storia e il proprio destino. Queste grandi narrazioni si sono dissolte. Non abbiamo più questo racconto sintetico nel quale noi dobbiamo muoverci. Entriamo in scena senza aver mai provato prima, ok? E senza disporre di un copione. Questa è la società complessa. Dal punto di vista del pensiero riflesso, il primo filosofo che ha messo in luce la questione, la condizione postmoderna o tardo-moderna è Jean-François Lyotard. Sono nomi da sentire, da tenere a mente. Questo nel 1979 ha scritto La condizione postmoderna.
che è questa. Nell'epoca moderna delle grandi narrazioni, dei grandi ideali, i partiti, le ideologie, le religioni, quello che volete voi, lì c'era una fiducia nel progresso, magari non nelle magnifiche sorti progressive, ma un'idea di un progresso, una fede c'era, perché anche il marxismo è una religione, una fede, è una fede. Ora, nell'epoca tardo-moderna, post-moderna, questa fede non esiste più, ma ancora prima appunto viene a mancare questa fiducia nella possibilità di disporre di un criterio sintetico, unitario, di un principio, di un centro che riesca a spiegare la realtà. Ancora prima appunto che nel futuro, nel progresso, viene meno la fiducia di avere un principio per spiegare la realtà, viene meno la fiducia di poter dire questo è il senso delle cose. Guardate che se non si comprende questo passaggio, dopo noi facciamo i nostri discorsi ma girano vuoto. Oggi non c'è la fiducia nella possibilità di dire questa cosa è questa qui, in modo definitivo, univoco e unitario. Quindi bisogna prendere atto, non avallare, non giustificare, ma prendere atto, certamente sì. È una crisi del senso, e quindi crisi del senso dell'identità, perché chi sono io, in modo definitivo, non si sa, crisi del senso di Dio, crisi del senso di tutto. Questa è la società complessa e secolare. Secolare perché? Perché il riferimento a Dio è spunto sistematicamente dal linguaggio pubblico, dalla comunicazione pubblica. Non si deve parlare di Dio in pubblico, non sta bene, soprattutto in Europa, magari negli Stati Uniti è diverso. Ma l'espunzione del riferimento a Dio, al sacro, per quanto riguarda appunto il riferimento a Dio. Secolare perché nelle nostre città oggi, cioè, non svetta più la guglia del Duomo, svetta la guglia del grattacielo dell'Unicredit, che è una guglia quella. Lo skyline è definito dalle banche, dalle compagnie assicurative, sono altre cose che danno, come dire, il punto di riferimento. Il punto di riferimento. Appunto, quindi la società complessa e secolare, fine delle grandi narrazioni, disincanto, questo vuol dire che si è frantumato allora un orizzonte simbolico condiviso, e frantumandosi questo orizzonte allora si sono moltiplicate le interpretazioni e le visioni del mondo. Siccome manca il centro, manca quell'idea che tiene insieme tutte le cose, ognuno cerca di arrabattarsi e di crearsi il proprio senso. Quindi si frantuma appunto l'orizzonte condiviso, si moltiplicano le visioni del mondo, le interpretazioni del mondo. Tu dici così, io invece la penso così, la globalizzazione e la comunicazione ha reso più vicini i mondi, le regioni, i mondi culturali, quindi guarda, tu dici così, io faccio diversamente, quindi moltiplicazione delle visioni del mondo, di conseguenza una pluralizzazione degli stili di vita. Ognuno si realizza, si costruisce, ognuno non sta più dentro un grande racconto, ma costruisce da sé il proprio racconto di vita, e lo costruisce mettendo se stesso come eroe di questo di questo racconto che si modula, si svolge secondo appunto una modalità espressiva. Devo poter esprimere il mio potenziale, faccio della mia vita un'opera d'arte. Ora, questa considerazione, che di fatto non è così esplicita, ma praticamente è vissuta in questa maniera, ricalca sorprendentemente, ed è impressionante, quanto Nietzsche diceva nel 1887 con l'idea che ognuno deve costruirsi da sé. Diceva: prendete esempi dagli artisti, fate della vostra vita un'opera d'arte. Sei tu che crei il valore. Interessante, perché questo di fatto è una profezia, La profezia nel mondo in cui non c'è più la regola, la norma, ma la norma e la regola è creata da se stessi. Ci siamo in pieno. Nietzsche diceva: io descrivo quello che sarà per i prossimi 200 anni. Aveva ragione, ha fatto centro. Quindi, la società complessa e secolare. In questo contesto,
appunto, l'abbiamo appena detto, fai della tua vita un'opera d'arte. Che cosa significa questo? Che si afferma uno stile di vita individualistico, l'individuo al centro. La società complessa è la società che è dominata dalla cultura del narcisismo. La cultura del narcisismo è un libro di un sociologo illuminato che nel 1979, anche lui, Christopher Lasch, ha scritto La cultura del narcisismo. Sentite il sottotitolo illuminante. L'individuo in fuga dal sociale in un'epoca di disillusioni collettive. Nel 79, Stati Uniti. L'individuo in fuga dal sociale, basta, mi interessa la comunità, la frattura comunque tra soggetto e società, ognuno si crea la sua vita in fuga dal sociale in un'età di disillusioni collettive, come esattamente dicevo prima, non c'è più una fede, un progresso, un'idea centrale. Su una copertina di Zeit, un po' di tempo fa, c'era appunto un articolo che denunciava questa torsione individualistica narcisistica oggi della persona e metteva in copertina, prima pagina, io e sotto una raffigurazione del Narciso alla fonte del Caravaggio, ma invece dello stagno, Narciso è sdraiato, quindi non c'è più la dimensione verticale, padre, generazione, siamo tutti orizzontali, dopo lo spiegherò meglio. Ma invece dello stagno c'era esattamente questa cosa, si rispecchia Narciso e ci affoga dentro, questo non è lo stagno, è questo, dove oggi l'individuo affoga in una celebrazione di sé, dove i suoi spostamenti, i suoi pensieri devono essere assolutamente condivisi, perché condividere è il verbo del terzo millennio, se tu non condividi una cosa, quella cosa non vale. Neanche se ha detto il Papa, infatti anche il Papa deve farla. Quindi queste sono situazioni e aspetti che dobbiamo tenere presenti. Quindi società complessa e secolare, cultura del narcisismo, ossessione per l'identità. Oggi l'identità è diventata un'ossessione. Uno deve poter esibire la sua singolarità. Tenendo conto però di questo aspetto, che quando uno vuole fare assolutamente da sé, fa come fanno tutti gli altri oggi. Chi dice io voglio essere assolutamente io nella mia singolarità insuperabile, riprende un cliché. Oggi l'individualismo è di massa, quindi è fasullo quel tentativo di differenziarsi. Si differenzia entro un canone che è invece già prestabilito, ad esempio, dal fashion system. Si differenzia, ma all'interno di un percorso che è già stato stabilito. Allora, in questo contesto la famiglia, certo, soffre. La famiglia, diciamo tradizionale, ma non dovrei neanche dirlo, ma giusto per intenderci, la famiglia tradizionale si trova in una situazione di precarietà e di debolezza. All'avanzare degli stili di vita individualistici, si trova a disagio, l'individualismo rischia di entrare persino all'interno delle mura domestiche, quindi c'è l'individualismo nella famiglia. L'uomo, la donna, il marito, la moglie, quindi il perseguimento di obiettivi di autorealizzazione. L'altro risulta, non è sempre così evidentemente, rischia di diventare lo specchio per la nostra autorealizzazione. Quindi l'individualismo si insinua anche nella vita comune, a due. Quando un uomo e una donna vengono in parrocchia e mi chiedono che vogliono sposarsi, la prima cosa che dico loro è: ma voi avete deciso di vivere in due? Questo è il primo punto, perché se no sono due single che si mettono insieme, ognuno come una monade, ma non entrano in simbiosi. Cioè, avete deciso di vivere in due? Questa è la cosa fondamentale, e non è scontato oggi. La famiglia è sempre più isolata dalla società, la società si occupa di altri. Quando ero in Viale Monza, mi ricordo c'era una coppia che avevo sposato con due bimbini, condominio, 9 piani, su 30 famiglie, cos'era? Erano l'unica coppia sposata con bimbini. Quindi chi volete che potessero incontrare?
in ascensore a fermarsi e dire ma chi baby baby, tutti correvano via perché qui c'è da fare il business, quindi tutti single, tutti da soli, tutti con la fretta, e quindi anche questo è un problema. Oggi le famiglie sono da sole, a volte i parenti sono lontani, non c'hanno nessuno, isolamento della famiglia, questo è il problema, da sola non ce la può fare. Famiglia diventa privata, la realtà privata per eccellenza, ma è anche privata, nel senso di priva di quelle risorse per riuscire a insegnare il mestiere di vivere, ad esempio. La famiglia, lo anticipavo prima, diventa l'ultima corrente calda di umanità in un mondo sempre più competitivo, sempre dove le relazioni sono sempre più aggressive. Quindi in famiglia devi stare al massimo. Diventa un rifugio in un mondo senza cuore. Che cosa significa? Che le aspettative di soddisfazione affettiva in famiglia crescono alle stelle e non appena scende il livello di poco viene messo in crisi tutto. La famiglia diventa affettiva luogo della rassicurazione emotiva. I bambini, i figli protetti dal mondo cattivo, certo, effettivamente fuori, uscendo, basta vedere la cura con cui i genitori accompagnano i figli e vanno a prenderli, sembrano scortati quasi, certo, la strada, i pericoli, effettivamente, quindi protezione, rassicurazione emotiva e dal punto di vista degli adulti un contesto di stabilizzazione emotiva, cioè uno si sfoga, si tranquillizza, rimane normale, non esce fuori dalle righe, il giorno dopo può andare a lavorare e produrre per il business. Infatti sono tutti contenti dopo con questo regime. Quindi questa è la situazione, famiglia privata, affettiva, non più normativa. Adesso è chiaro che queste mie definizioni possono sembrare troppo brusche, troppo nette, ma è chiaro che devo guardare questo aspetto. Non è sempre comunque così, d'accordo, però a volte la tendenza è proprio questa, a non fornire più norme e criteri per affrontare il mondo, perlomeno è diventato più difficile, se sta a quello che ho detto prima, che non c'è più un'idea di fondo. Le nonne sanno ancora cos'è bene e che cosa è male per i nipoti, ma le mamme, le figlie non lo sanno più tanto bene. E non si sentono di riprendere in mano il copione della loro madre perché non vale più sotto un certo profilo. E quindi questo è anche dal punto di vista educativo, punto, non c'è più il disegno, non c'è più il copione, non c'è più lo schema segnato. Questo fa sì che crea ansia, tutto ciò che è educazione è emergenza, mette ansia. Quindi non più normativa, il mestiere di vivere, l'inserimento nella società, le regole. Oggi siamo nella società dove non ci sono le regole. Parole come, sentite un po', norma, regola, disciplina, obbedienza, autorità, morale, tradizione, religione. Non c'è, via, fuori dalla finestra. Esagero, ma mi spiegate voi come un padre può dire un no a suo figlio quando siamo in una società del no limits, cioè quando siamo in una società che dice sì a tutto. Come fa un padre? Con quale forza deve avere? E quel no lì, poi, perché valga agli occhi del figlio, deve trovare una convalida, una ratifica in altri padri, in altre famiglie. Ma dice, ma di là fanno così però, come mai il papà lo lascia andare? È finita. Come fai a dire un no in una società che dice sempre sì a tutto? Puoi avere tutto, puoi fare tutto, puoi godere di tutto. In un contesto così, l'educazione è ardua, molto ardua. Oltretutto, siccome siamo in un contesto in cui i genitori hanno paura di perdere l'affetto dei figli, è ancora più tremendo. I genitori hanno paura di non essere amati dai figli, per una serie di questioni che non possiamo approfondire. Questa è la rivoluzione copernicana. Cioè un tempo il figlio aveva paura di non essere amato dal padre, faceva di tutto per mendicare un'attenzione dal proprio padre. Oggi è il contrario, il padre vuole essere amato dal figlio, in un certo senso, che è pazzesco. C'è il romanzo di Michele Serra, Gli sdraiati,
Andate a guardarlo, che descrive proprio il rapporto tra questo padre e questo figlio, dove il padre fa quasi pena perché va incontro a sto figlio che invece se ne frega, lo disdegna, e lui sembra quasi mendicare l'approvazione del figlio. Rivoluzione copernicana, non l'approvazione del padre, ma l'approvazione del figlio. Oggi i padri, adesso non ne abbiano, non è, devo provocare, se no cosa facciamo qua? Oggi i padri chiedono l'approvazione dei figli. In questo senso, in una famiglia sempre più affettiva, in una società femminilizzata, è chiaro che anche il padre diventa materno, anche lui si adegua e comincia a intraprendere e a indossare appunto gli abiti della rassicurazione affettiva, dell'accudimento primario. Certo, in certe famiglie separate deve arrangiarsi anche a fare, mettere la lavatrice, fare cose che un tempo non si immaginava. Questo appunto non è la cosa che voglio stigmatizzare, è invece la mancanza di uno stile paterno. Non è un caso che nella raffigurazione del padre oggi, a differenza del padre, come li chiamiamolo così, ancien régime, così ci capiamo, se tu prendi le fotografie dei padri di un tempo, sono tutti con il loro abito, o l'abito da lavoro, insomma, con ecco, i segni del riconoscimento della loro posizione nella società e nel mondo, o comunque con gli abiti del mestiere, per dire che un padre per un figlio è importante non solo per quello che fa a casa, ma per quello che è nel mondo, che rappresenta nel mondo. Oggi invece le fotografie dei padri sui social sono padri svestiti, a torso nudo, non c'è la giacca, non c'è la tuta del lavoro, non c'è niente, c'è la pelle, torso nudo e il bambino in braccio, in uno stile che è diventato quasi materno, fusionale, pelle contro pelle. Ma questo potrebbe essere un altro incontro sulla trasformazione del padre. Quindi questo è il contesto, la società complessa e secolare, la famiglia che diventa privata e solo affettiva. Allora, di fronte a tutto questo, come reagisce la Chiesa? Che cosa fa? Innanzitutto, i pastori sono avvertiti di questo mutamento e la riflessione teologica è consapevole di tutto questo? La mia impressione è che i pastori che sono sul campo abbiano più della teologia, quindi della formulazione teorica della cosa, presente di dove ci troviamo, evidentemente. Avvertono il mutamento, perché sono sul campo, però non dispongono di quegli strumenti interpretativi, un po' perché non ci sono, si naviga a vista, per interpretare il cambiamento. E quindi il rischio è di subito annunciare la dottrina, ma senza rendersi conto dell'interlocutore e della posizione in cui noi ci troviamo. Per questo adesso possiamo prendere in mano il lenzuolone, che comunque non è da fare tutto, da qui fino a ottobre prossimo, guardiamo la domanda numero 6. Allora, una volta che abbiamo chiuso questa inquadratura, questo orizzonte, la società complessa e secolare, la famiglia privata e affettiva, la domanda 6 dice: in quale proporzione e attraverso quali mezzi la pastorale familiare ordinaria è rivolta ai lontani? Quali le linee operative predisposte per suscitare e valorizzare il desiderio di famiglia, seminato dal creatore nel cuore di ogni persona e presente specialmente nei giovani? Insomma, il desiderio di famiglia. Quando noi oggi parliamo di famiglia e parliamo di desiderio di famiglia, che cosa stiamo dicendo? Questa è una sfida, una delle prime sfide da raccogliere. Attenzione a come parliamo e cosa intendiamo. C'è un desiderio oggi? Qualcuno dice che oggi siamo nell'epoca della morte dei desideri. Non ci sono desideri, ci sono voglie. Voglie di consumo, voglie di soddisfazione di un bisogno, ma il desiderio sembra qualcosa troppo grande, un lusso quasi. Il desiderio che tiene insieme la vita, ad esempio. Quell'unico desiderio che unifica tutta la propria vita. Quindi cos'è questo desiderio di famiglia? Oggi poi, lo dobbiamo notare, l'ho detto prima, ma siamo nell'epoca della pluralizzazione dei modi di intendere la coppia e dunque la famiglia. Già in altre occasioni qui ho parlato di questa diversificazione, tante modalità di vivere la famiglia e di realizzarsi come di fatto ci sono. Quindi che cosa si intende per famiglia? Quindi la Chiesa si sente interpellata, i pastori si sentono interpellati davanti a questa situazione e ci deve essere una reazione. Come fa la Chiesa?
E questo esattamente ci porta dritti dritti alla questione del nostro sinodo straordinario e della finestra di periodo che ci separa dal prossimo sinodo ordinario. Allora, tenete presente che della famiglia la Chiesa si è occupata già nel 1980 con un sinodo ordinario sulla famiglia che poi ha dato luogo a quel documento principale sulla famiglia che è la Familiaris Consortio del 1981. Ok? Allora, 1981 si diceva, uso questo soltanto questo accenno come se fosse un tassello per capire. Nel 1981 si diceva, per quanto riguarda la questione dei divorziati e risposati, servono urgentemente delle soluzioni, occorre approntare con urgenza soluzioni pastorali per questo fenomeno dei divorziati e risposati. Urgente. 1981. Quanti anni sono passati? Tanti, tanti. Allora era già stata diagnosticata come un'urgenza. Poi chissà come mai sta cosa. Quindi adesso sembra il momento. La mia impressione è che, secondo me, anche dall'esito di questo prossimo sinodo, cioè si, diciamolo in modo un po' brutale, si gioca la faccia anche Papa Francesco. Secondo me è proprio questo il punto, da come verrà fuori le soluzioni o meno, questo è un punto veramente decisivo, è il crinale, quindi è un momento molto delicato, occorre esserci con la testa e anche pregare perché lo Spirito di Dio illumini. Quindi allora la Chiesa si sente sollecitata perché i problemi si vedono quotidianamente. Allora, qual è la risposta della Chiesa? La risposta della Chiesa è sollecitata, è provocata, è comandata addirittura. Non si può stare zitti. Perché? Perché il discorso cristiano su matrimonio e famiglia oggi, diciamolo chiaramente, non trova più il consenso dell'opinione pubblica. Il discorso cristiano su matrimonio e famiglia non può contare più su una base, su un consenso, su una sinergia, su una sintonia. Un tempo, bene o male, seppur con le varie divergenze, il discorso cristiano, la visione cristiana, l'immaginario cristiano, il modello cristiano di matrimonio e famiglia poteva contare su una certa convergenza, una quale sintonia con il modello socialmente diffuso. Quindi non doveva impegnarsi in una giustificazione teorica del fatto che il matrimonio è tra un uomo e una donna. Se mia nonna avesse saputo che io una sera dovevo parlare del fatto che un matrimonio è tra un uomo e una donna, mi avrebbe guardato con tanto d'occhi, ma scusa, ma è, e avrebbe usato una parola che oggi è difficile perché non si capisce più, ma è naturale, ovvio. Che cos'è naturale? Quello che la mentalità faceva respirare come ovvio, appunto come naturale, come immediatamente percepibile, perspicuo. Oggi invece noi ci troviamo a dover giustificare, spiegare, difendere cose che un tempo erano semplicemente ovvie. Quindi è chiesto un carico intellettuale e una capacità di comunicazione per la quale non siamo preparati. Certo, prima le cose andavano da sé, da 2000 anni che vanno per conto loro, tutto sommato, e adesso tutto d'un tratto ci dobbiamo impegnare a definire ad esempio che cos'è il gender, l'identità di genere, maschio o femmina. Ma scusa, se c'è una cosa che dovrebbe essere proprio immediata è maschio o femmina, e invece no, invece no. Quindi vedete il contesto, quindi la Chiesa deve rispondere. Non c'è più quella sintonia, quella convergenza tra modello cristiano e modello socialmente diffuso. Quindi bisogna fare qualcosa. La risposta della Chiesa. Il sinodo. Faccio questa premessa. Perché questo sinodo? Perché non basta oggi, stando quello che ho detto prima, il contesto, il mutamento, è cambiato lo scenario, non basta più ribadire i principi e sanzionare i comportamenti. Non è più possibile. Non è che se tu esprimi la dottrina, il matrimonio cristiano è questo secondo le idee chiare e distinte, tu puoi affidare a questa evidenza razionale il fatto che questo messaggio sia compreso e vissuto. No, non è più così, non è sufficiente, non basta
ribadire i principi e sanzionare i comportamenti. Occorre leggere, comprendere, ascoltare, entrare in sintonia, se no non ci ascolta nessuno, se no noi possiamo dire anche le nostre belle cose, ma sarà come un file illeggibile. In più, il messaggio cristiano su matrimonio e famiglia risulta incomprensibile. Noi siamo tra di noi, tutto sommato ci capiamo, a parte che vorrei anche vedere a volte nei nostri ambienti parrocchiali, quando sono le coppie, vengono, non darei neanche per scontato questa cosa. Risulta incomprensibile e addirittura improbabile. Quindi non basta ripetere le cose, qui occorre ascoltare, comprendere, interpretare, che non vuol dire giustificare, allinearsi, ma mettersi in sintonia. Veniamo da una tradizione razionalistica che pensa che solo per il fatto per cui io dico un'idea chiara e distinta si impone da sé. Non è vero. Questo è intellettualismo. Quindi, il sinodo. Allora, due parole su come funziona un sinodo per capire. Allora, all'inizio ci sono c'è un questionario, adesso sono queste nostre 46 domande, prima erano le 38 domande, ricordate? Queste 46 domande che avete sotto mano costituiscono la piattaforma del documento che verrà redatto e che costituisce lo strumento di lavoro, l'instrumentum laboris. Da lì cosa succede? Si trovano i vescovi, tutti quelli che sono chiamati al sinodo, c'è una segreteria generale, c'è il cardinal Peter Erdo, che è coadiuvato da una serie di teologi. Il cardinale Scola ha detto che nello scorso sinodo i teologi non si sono sentiti, non c'è stata la partecipazione della teologia, non c'è stata la riflessione, l'impegno teorico. È un problema questo. Perché? Perché se noi pensiamo a come è riuscito invece il Concilio Vaticano II è andato anche bene perché dietro c'erano dei teologi di vaglia, si pensava, si ragionava. Oggi la fede deve essere mediata con la cultura del tempo. E per fare questa operazione ci vogliono i teologi. Il teologo è colui che media il messaggio, la dottrina, l'insegnamento di Gesù e del Vangelo nella cultura di oggi. Se non c'è questo sforzo, non ci si intende. Perché? Perché il mondo è lì che aspetta che noi ci si allinei. Aggiornatevi. Aspettano che ci allineiamo. Basta dire certe cose. Cercate di allinearvi. Noi, da un certo punto di vista, siamo lì che cerchiamo di convincerli, ma con categorie e modalità che sono veramente risibili, ingenue. Quindi, allora, dicevo che c'è la segreteria con i teologi, speriamo che ce ne siano di più per lavorare bene insieme, perché adesso è il momento di pensare, adesso, da qui fino al prossimo ottobre. Se no vanno là e si raccontano che cosa. Quindi, poi c'è una prima relazione, una prima relazione, giusto per farvi capire come funziona, c'è una prima relazione del cardinale, segretario, poi ci sono i singoli interventi dei vari vescovi cardinali, li potete reperire poi anche prossimamente quando usciranno sul sito Vaticano. Lo scorso sinodo questi interventi dei singoli cardinali, ad esempio, non so, Scola piuttosto che altri, sono stati segretati, a differenza dei sinodi passati, e questo era un passo un po' indietro rispetto alla trasparenza che comunque c'è stata per altri versanti. Quindi i singoli cardinali, i singoli vescovi espongono il loro intervento. Dopodiché tutto questo confluisce in una relazione intermedia. Dopodiché ci sono i cosiddetti circoli linguistici, che sono le cose più interessanti del sinodo. Si raggruppano per gruppi linguistici, c'è il gruppo inglese 1, 2, il gruppo francese, il gruppo italiano. È interessante perché questi documenti poi sono anche reperibili online sul sito del Vaticano e sono molto interessanti, danno la sensibilità. Ad esempio, lo scorso sinodo, il circolo linguistico inglese ha messo in luce la necessità di annunciare in modo chiaro e diretto, senza ambiguità, la dottrina del Vangelo, per non essere fraintese. I francesi hanno invece messo in luce la necessità di disporre di un pensiero antropologico di base, perché noi facciamo i discorsi uomo-donna, ma qual è l'idea di uomo, di persona? Quindi ci sono questi cosiddetti circoli minori. Alla fine tutto confluisce in una relazione finale che viene presentata al Papa. Dopodiché il Papa, da qui, dopo un po' di tempo, redige un'esortazione apostolica, perché si chiama così il genere di documento che raggruppa tutto il lavoro
del Sinodo e l'esortazione apostolica verrà poi pubblicata. Il Sinodo del 1980 è confluito nell'esortazione apostolica Familiaris Consortio, ok? Quindi sono le relazioni dei singoli vescovi, una relazione che intermedia i circoli minori e poi una relazione finale e poi tutto sfocia nell'esortazione apostolica. Giusto una volta in vita per sapere cosa combinano. Bene, la risposta della Chiesa. Abbiamo visto la dinamica del Sinodo, ma quello che interessa di più è vedere come nello scorso Sinodo ci sono state due coordinate che meritano di essere messe a punto. Il Cardinal Giuseppe Versaldi, che è il Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, in un'intervista ha detto, mi riferisco al Sinodo scorso, il Sinodo si è mosso tra comprensione e approfondimento del messaggio cristiano sulla famiglia e comprensione della realtà presente. Vedete benissimo, ci siamo. C'è chi ha insistito sulla necessità di rimanere fedeli alla verità del Vangelo, insegnamento, messaggio cristiano, e chi si è sforzato di indicare prospettive di risposta per il tempo presente. Occorre saper cogliere i segni dei tempi, dice. Poi continua. La vera sfida sarà la capacità di integrare entrambe le esigenze, fedeltà al Vangelo e risposta ai segni dei tempi, in una sintesi armoniosa così come è avvenuta nel Vaticano II. Quindi due le coordinate che devono esserci, fedeltà al Vangelo e risposta alla sfida dei tempi. Queste due sono le coordinate entro cui inscrivere l'impegno del Sinodo. Quindi non solo la fedeltà al dettato evangelico, ma la fedeltà alla terra, per dirla con una categoria filosofica. Quindi l'uno e l'altro. Lo stile di comunicazione abbiamo accennato. Comunque anche il Papa ha sottolineato l'aspetto di franchezza, di ascolto che effettivamente c'è stato, questo è positivo. D'altronde sinodo vuol dire camminare insieme, syn odos, una strada fatta insieme, un cammino. E è proprio nel cammino che la verità si disvela. Jaspers, Karl Jaspers diceva che la verità è sempre per via. Quindi occorre una fatica, un cammino appunto, dove insieme si riesca ad arrivare a una conciliazione, a un'integrazione meglio tra la fedeltà al Vangelo e la fedeltà agli uomini e alle donne del nostro tempo, al loro desiderio, all'istanza di verità che è scritta. Certo, occorrerebbe fermarsi, ma non è questo il momento per dire... La Chiesa punta a illustrare qual è il disegno di Dio su matrimonio e famiglia, riprendendo l'insegnamento di Gesù che riporta matrimonio e famiglia alla sua versione originale, quindi alla vocazione d'amore dell'uomo e della donna. Ma adesso io non posso soffermarmi su questo aspetto che poi non è esattamente il fuoco del tema che ci interessa. Quello che posso dire è questo: oggi, se noi vogliamo parlare di matrimonio e famiglia, dobbiamo parlarne da capo, tirando via la tappezzeria vecchia dei discorsi che sono stati fatti con linguaggi e modalità che non sono più adeguate, e andare al nucleo, che è la vocazione all'amore di ogni uomo e di ogni donna, nella differenza sessuale. Queste sono le cose, l'originaria vocazione all'amore, l'incontro uomo-donna, il significato religioso che è inscritto nell'incontro uomo-donna. C'è del sacro, si apre un mondo, entrambe guardano il cielo quando si sentono scoperti e chiamati per nome l'uno dall'altro, entrambi guardano il cielo cercando appunto un disegno che li unisca, che unisca il loro destino. È di queste cose che dobbiamo parlare, del significato religioso, sacro, simbolico dell'incontro dell'uomo e della donna. Quindi la vocazione all'amore, il rapporto tra Eros e Agape, come già Benedetto XVI ha illustrato, sono queste le cose. Ma di fatto oggi nelle parrocchie i pastori non sono attrezzati per cambiare questo paradigma. Si va con alcune formule già prefissate, con un certo cliché,
Invece occorre dire nuovamente, a partire, ecco questo è il punto decisivo, a partire non dai discorsi, ma a partire dall'esperienza effettiva, dall'esperienza corporea, che cos'è la indissolubilità. Oggi come fai a dire l'indissolubilità? Da dove parti? Dal codice di diritto canonico. Oggi, se vogliamo parlare della verità, e quindi della verità del rapporto uomo-donna, non devi partire dalle affermazioni, dall'ipse dixit, devi partire dall'esperienza corporea. E questo, di per sé, le persone sono avvertite, perché l'uomo e la donna, quando si incontrano, dicono solo con te per tutta la vita. E uno si mette la mano davanti e dice, ma cosa ho detto? Ho detto una cosa più grande di me. Ma dire solo con te per tutta la vita, che cos'è se non la percezione scritta nella carne dell'indissolubilità? L'indissolubilità non come norma statutaria che arriva dalla Chiesa, ma come verità del legame. Occorre partire dall'esperienza effettiva. Ma qui siamo un po' indietro, non abbiamo le categorie, non abbiamo lo stile, non abbiamo la sensibilità per riuscire a operare un'intelligenza teologica dell'esperienza corporea, un'intelligenza teologica dell'esperienza della sessualità, della differenza sessuale, del linguaggio del corpo, ma nel senso come linguaggio che veicola un significato grandioso. Facciamo fatica, mancano le parole, mancano il vocabolario, ma è da qui che dobbiamo partire, anche a parlare dell'indissolubilità, a partire dalla verità religiosa inscritta nell'esperienza corporea. Qualcuno diceva che la verità è inscritta nella pelle. Oggi, in un contesto dove il pensiero è debole, la gente non ragiona più tanto, l'emozione è forte, l'emozione è forte. Devi partire dal significato dell'emozione, devi dare parola a quel vissuto emotivo che loro sentono a pelle, uomo, donna, o anche quando si battezza un bambino, sentono a pelle, i genitori, che c'è qualcosa di grandioso. Compito nostro è dare voce, dare parola a quell'emozione, che veicola un significato che rischia di rimanere muto, inespresso, perché non abbiamo più il disegno, non abbiamo più il vocabolario, non abbiamo più una cultura. Quindi raccogliere il vissuto emotivo, dare nome, dare parola ai vissuti di coscienza immediati, effettivi. Non si può partire dalla dichiarazione della dottrina, devi partire dalla recensione del vissuto, dall'esperienza. L'esperienza corporea è il portale attraverso il quale possiamo parlare ancora di un senso, di una verità. Se no gli altri non ci stanno ascoltare, ma neanche per mezzo secondo. Ma neanche per mezzo secondo. Quando faccio gli incontri di preparazione al matrimonio, se si parte da qui, dall'esperienza, l'incontro, la meraviglia, lo stupore, sentirsi chiamato per nome e quindi la possibilità di ritrovare la mia identità nel rapporto, allora se tu espliciti questo, ti seguono. Perché nessun altro glielo dice queste cose, che pure sentono. Bene, allora quali sono le prospettive, ma le urgenze pastorali che si affacciano per noi? La prima prospettiva, la prima urgenza è quella appunto che ci pone il mutamento epocale, è la necessità di annunciare la verità cristiana con un linguaggio che non sia il linguaggio giuridico, che non sia il linguaggio normativo, il linguaggio, ma neanche moralistico, norme e principi. Attenzione, non sto dicendo che non ci sono più norme e principi, sto dicendo che non può essere solo quella la modalità ed esclusivamente quella la modalità. Quindi, si parla di una conversione missionaria, al numero 32 dei lineamenti. Conversione missionaria. Guardiamo la domanda 25 per introdurre questa parte della prospettiva. Nell'annunciare il Vangelo della famiglia, come si possono creare le condizioni perché ogni famiglia sia come Dio la vuole e venga socialmente riconosciuta nella sua dignità e missione? Soprattutto, quale conversione pastorale? Appunto, che cosa si intende qua per conversione pastorale? Io credo esattamente quello che ho anticipato prima, cioè cominciare a partire dall'esperienza dei vissuti effettivi. Dobbiamo partire dall'esperienza quotidiana, rapporto uomo-donna, genitori e figli. Qui, anche qui bisognerebbe vedere, c'è l'altra domanda successiva che è interessante, che mi sembra che parli
Ecco, la domanda 29 invece. Come la catechesi di iniziazione cristiana presenta l'apertura alla vocazione e alla missione della famiglia? Pensiamo a quante energie, quante risorse sono dedicate al catechismo dei bimbini. Quanti incontri dei genitori vengono fatti? Io vedo il mio coadiutore Arò. Quanti incontri genitori? Allora, c'è cioè un giorno si deve parlare della Chiesa, un giorno dei sacramenti. Ma non si può partire da lì, si capisce che bisogna fare queste cose, ma pensiamo se noi di quegli incontri con i genitori facessimo diventare degli incontri sulla sfida educativa, che cos'è il rapporto genitori e figli, oggi si può educare ancora, si riesce, perché è difficile così fare i genitori oggi? Allora verrebbero in di più, ma se tu parti, fai un discorso la domenica pomeriggio e parli della Chiesa, che è pure importante, ma non puoi partire da lì, non puoi partire da lì. Devi partire dai vissuti effettivi, da come le famiglie vivono. Esperienza, da lì si deve partire. Quindi, questa è la conversione missionaria, chiesa in uscita, va bene, chiesa in uscita dove? Dove la gente vive. Soltanto che noi non siamo attrezzati, perché siamo sempre stati tra le nostre cose, le nostre sicurezze, le nostre garanzie, tutto sommato, dell'epoca precedente, e quindi poi abbiamo una struttura che è pesante e noi andiamo in uscita, il Papa dice chiesa in uscita, benissimo, allora noi dobbiamo a volte rincorrere quelli come Parco Sempione, quelli che corrono, no? Corrono tutti, vogliamo anche noi correre con loro, non allinearci, ma correre insieme per fare un cammino insieme, d'accordo? Soltanto che noi stiamo correndo non con la tuta, ma con uno scafandro da palombaro. Le strutture, i linguaggi, le modalità, scaffandolo a palombaro, si fa fatica, tripla. Questa è la conversione pastorale che serve, missionaria. Prendere contatto, insomma, con la vita immediata. Provo a questo punto a fornire proprio tre prospettive di urgenza, tre direttrici. A questo punto, allora, abbiamo visto il contesto, la società complessa e secolare, la famiglia privata e affettiva. Abbiamo visto come la Chiesa è sollecitata a rispondere con urgenza. La necessità di dire la verità di matrimonio e famiglia partendo dal referto dell'esperienza. Non si può bypassare l'esperienza, partendo da lì. Bene, allora, quali sono le direttrici, le prospettive? Non intendo fare futurologia perché non so che cosa succederà al prossimo sinodo, evidentemente, però alcune direttrici noi le possiamo già individuare. Raggruppo queste tre direttrici sotto tre verbi: dire, fare, pensare. Non è la penitenza. Allora, dire, fare, pensare. Cerchiamo di convogliare sotto queste tre parole. Allora, dire, ho già accennato. Una conversione del linguaggio, occorre svecchiare il linguaggio. Oggi con 100, quanti sono? 130 caratteri, quanto sono? Cioè, dopo noi facciamo le omelie di tre quarti d'ora, no? Oggi la gente comunica in un'altra maniera, comunica in un'altra maniera, svecchiare il linguaggio e superare il lessico giuridico e moralistico. Allora, noi veniamo da una tradizione del diritto romano, E un tempo, fino all'altro ieri, si può dire che della verità del matrimonio, del messaggio su matrimonio e famiglia, su matrimonio, si occupava il codice di diritto canonico, che non è esattamente proprio la cosa migliore, il massimo, per esprimere la bellezza dell'incontro uomo-donna, il calore dell'abbraccio, codice di diritto canonico, comma 1, per spiegare questo, la verità scritta nella pelle, il significato simbolico scritto nella carne. Sentite, così facciamo un po' di un affondo nel passato. Il vecchio codice di diritto canonico, in uso fino al 1983, quindi non è che parlava del matrimonio in questi termini. Lo faccio solo per capire la differenza che ci deve essere. Diceva: consensus matrimonialis, eccetera, eccetera, lo leggo in italiano. Canone 1081,2. Allora, il consenso matrimoniale, incontro uomo-donna, il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con il quale ciascuna delle due parti, contratto, no? Trasmette e riceve il diritto sul corpo perpetuo ed esclusivo,
in ordine agli atti di loro natura adatti alla generazione e alla prole. Lo ius in corpus, il diritto al corpo, perpetuo ed esclusivo. È un po' greve come linguaggio. Il matrimonio come contratto che prevede lo ius in corpus. Invece occorrerebbe usare il linguaggio della relazione biblica. Il matrimonio come patto e alleanza e l'indissolubilità non come norma, ma come Vangelo. Domanda, oggi siamo in grado di riuscire a mostrare, illustrare l'indissolubilità non come norma, ma come Vangelo? Probabilmente Angelini ne aveva parlato a novembre di questa questione, perché è uno dei punti capitali. Indissolubilità cosa significa? Come norma, come Vangelo? Da dove viene? Questi sono i punti capitali che devono essere affrontati. Purtroppo questo tema cruciale dell'indissolubilità non è stato affrontato nel sinodo adeguatamente. È sperabile che, certo, è emerso questo difetto, questa manchevolezza, e quindi è sperabile che venga affrontato successivamente. Quindi dire vuol dire conversione del linguaggio, dal linguaggio giuridico al linguaggio biblico. Seconda direttrice è il fare. Che cosa bisogna fare e subito? Anche qui uso tre verbi. Queste indicazioni le raccolgo dai lineamenti, cioè dal documento finale del sinodo scorso, che diventa la piattaforma del prossimo. Quindi non sono cose che ho escogitato io. Ho cercato di dare una forma ordinata a quanto viene proposto nella terza parte della relazione finale, che costituisce i lineamenti, cioè la base del prossimo. È chiaro? Ok. Quindi abbiamo detto dire, fare che cosa bisogna fare? Anche qui tre verbi, guidare, e lì c'è scritto in ubendi, abbiamo appena detto il linguaggio, chi sono i nubendi? Nubendi non lo so, cioè, certo che si sa chi sono, no? Ma se qui dobbiamo fare una conversione del linguaggio, tu mi dici guidiamo i nubendi, non ci siamo, no? Si è già caduti, subito si è già caduti. Quanti chiedono il matrimonio cristiano, vengono e c'è il prevostro di Brugherio che dice che quando vengono due, un uomo e una donna, che qui bisogna specificare, a chiedere il matrimonio, lui dice subito a loro, voi non sapete quello che state chiedendo, subito, che un po' è anche vero, però da una parte c'è ancora un'idea della cultura che alla fine ti porta lì, e tuttavia effettivamente voi non sapete quello che state chiedendo, quindi c'è tutto un grande lavoro da esplicitare, da dare parola appunto a quel moto. Oggi la gente va per impulso, non ragiona più, per impulso. Quindi fare, innanzitutto guidare quanti chiedono il matrimonio cristiano, e qui ci sarebbe, segnalo soltanto la domanda 28. Come i percorsi di preparazione al matrimonio vanno posti in maniera da evidenziare la vocazione e la missione della famiglia? Sono attuati come offerta di un'autentica esperienza ecclesiale? In questi anni mi accorgo che molti vengono al corso itinerario di preparazione al matrimonio. Se dici corso fidanzati, già siamo fuori. I fidanzati vengono lì con tre bambini, convivono da 10 anni. È così, uno gli ha fatto giocare a calcetto l'altro giorno perché è così. 9 su 10. Cioè, capito? Dopo i parroci fanno finta di niente, no? Ma 9 su 10 convivono. 9 su 10. Poi, la cosa interessante è che qualcuno viene anche a confessarsi, tanto per dire come non hanno l'idea, mi verrebbe da dire porelli loro, vengono a confessarsi e dicono, ah padre, sa, poi anche la convivenza va abbastanza bene, cioè tutto sommato va bene, cioè capito? Non è più avvertita questa cosa, e queste sono cose da registrare, che non vuol dire allora avanti Savoia, va bene tutto, d'accordo, però non possiamo neanche far finta di niente, dai. Ecco, quindi, poi l'altro verbo è accompagnare le giovani famiglie, anche qui è importantissimo, le famiglie si trovano da sole, nasce un figlio, sconvolge la vita, saltano tutti i criteri, è importante dare vita a un gruppo di giovani famiglie, è importantissimo questo aspetto, perché il problema non è diventare marito e moglie,
Per diventare marito e moglie bastano 45 minuti in chiesa. Il problema è rimanere. Allora, per rimanere è importante che fin da subito ci siano dei gruppi, si trovano insieme, è importante. Quindi guidare quanti chiedono il matrimonio, accompagnare le giovani famiglie e curare le famiglie ferite. Divorziati, risposati, separati, io ho l'opportunità però di seguire proprio i separati, divorziati, risposati con un'associazione che si chiama Famiglie Separate Cristiane. Questi vengono una volta al mese, il martedì, e quelli non è che mi chiedono di mangiare le salamelle, cioè quelli mi chiedono la preghiera, vogliono sentirsi accolti, accoglienza, solo quello vogliono. E che tu non ti metta dall'alto e gli faccia una spiegazione. Questo è fondamentale, curare le famiglie ferite. Ma bisogna sentirsi accolti, accompagnati, è decisivo. Quindi, guidare, accompagnare e curare. Infine, abbiamo detto prima, è dire, fare, l'ultimo verbo è pensare, pensare attraverso anche l'incontro in parrocchia. Cos'è che c'è da pensare oggi? Comunque c'è da pensare, perché l'ho detto prima, non è più scontato, è più naturale. Cos'è naturale oggi? Oggi il dato naturale, la natura, non ha più un valore normativo. Cos'è sto dato? Tutto ciò che si presenta nella forma del dato, dato dalla tradizione, dato da altri, viene semplicemente rifiutato. Questo è il contesto. Decostruzione. La filosofia contemporanea è all'insegna della decostruzione. Squaderniamo le cose che sono ordinate, perché non vanno bene, perché c'è un imbroglio. Si apre il quaderno e solo si squaderna del tutto. La società, le istituzioni, la famiglia, è addirittura squadernata sesso e genere. Persino il sesso biologico non è più normativo. L'ossessione dell'identità prevede che appunto io possa separare il mio essere maschio e femmina dal dato naturale biologico. Cioè in questo contesto in cui decido io ciò che vale, abbiamo detto, Nietzsche, crea tu il valore, creo anch'io il mio genere, indipendentemente dal dato naturale che non è più normativo. Cioè il sesso è un'opinione, è un'opinione, è corredo biologico, nella migliore delle ipotesi, ma non è normativo del mio sentirmi. Io mi sento così, maschio o femmina. Ci sono, su Facebook negli Stati Uniti, ci sono 56 sfumature di genere, arriverà anche in Italia. Qui non è maschio o femmina, dai, non limitiamoci. Maschio, poi un po' meno maschio, poi fino femmina, cioè 56 modalità. Un tempo, non so, carta d'identità, maschio o femmina. Ma va, 56 possibilità hai. Perché il sesso, il dato naturale, non è più normativo. Cioè, siamo in questo contesto. Noi diciamo la famiglia, l'istituzione naturale. Dice, ma che cos'è naturale? La sociologia, di un certo tipo, dice, ma no, se c'è una cosa meno naturale è proprio la famiglia. Non c'è niente di naturale. È vero che c'è un aspetto culturale, però noi dobbiamo, se noi andiamo avanti con la bandiera della natura, ci aggrappiamo a questa idea naturalistica della natura, non andiamo da nessuna parte, ci ridono in faccia. Certo, c'è una verità della natura, ma non deve essere intesa in quella maniera fisica, sostanzialistica. Noi, allora, veniamo allo scoperto. Per cos'è che c'è da pensare? C'è da pensare l'idea di uomo. Quale antropologia di fondo? Noi veniamo da un'idea di uomo che tutto sommato è stata mutuata da Severino Boezio, che è nato nel 475 ed è morto nel 525. Grandissimo, forse antesignano della scolastica. A lui dobbiamo per primo la definizione di persona, d'accordo? Quella che poi ha avuto successo nella grande scolastica fino adesso. Questo è il presupposto. L'idea di persona, secondo Severino Boezio, è che la persona è una sostanza individuale, individua substantia, sostanza, cosa solida, siamo una società liquida, dove niente ha forma. Sartre diceva, il soggetto non è sostanza, è un insieme di possibilità perpetuamente aperte. Però Boezio dice, sostanza individuale, sostanza, si definisce, sostanza individuale, di natura, altra parolina, giusta, razionale. Ma non ce n'è una che va bene, no, forse individua va bene perché è individuale, ma gli altri siamo fuori, sostanza non ha più spazio nella nostra società. Natura abbiamo appena visto adesso, razionale, la gente vive di emozioni, di impulsi,
Quindi l'idea di persona che soggiace anche alla produzione magisteriale, all'idea di famiglia, è intellettualistica. Non si rende conto del debito dell'esperienza, della cultura. Io sono solo attraverso una vicenda. La verità di me non è calata dal cielo, non è data senza di me. La verità di me, il senso della mia vita, è dato in un incontro, in un'esperienza, in una vicenda, in una storia. Il senso di una cosa è la sua storia. Quindi non possiamo più permetterci una definizione che non tenga presente dei vissuti di coscienza, dell'esperienza immediata, dell'incontro uomo-donna, della cultura attorno a noi, della storia. Quindi occorre recuperare l'esperienza e la storia, se no il nostro discorso è intellettualistico, formalistico. Quindi, concludendo, qui c'è da pensare l'idea di uomo, c'è da pensare i legami, uomo-donna, genitori e figli. Legame uomo-donna, quindi occorre pensare il senso della differenza sessuale. Oggi andiamo verso il modello unico, tutto sommato, o comunque all'indifferenziato. Occorre pensare la vocazione all'amore. Qui ci sarebbe la domanda 29 ancora, l'abbiamo già vista prima, come catechesi, appunto, iniziazione cristiana. Ecco, della vocazione all'amore non bisogna parlarne a 25 anni, ma alle medie. Alle medie occorre pensare di queste cose, parlarne. Che cosa significa? La diversità. E su qui non siamo in buona compagnia, perché fanno di tutto per cancellare la diversità, fin dalla materna, lo sappiamo benissimo. Quindi c'è da pensare i legami, c'è da pensare il rapporto uomo-donna e il senso della differenza sessuale, la vocazione all'amore, iscritta in ogni uomo e in ogni donna. C'è da pensare il rapporto genitori e figli, il generare e l'essere generato. C'è da pensare il compito educativo. La pedagogia più avanzata ha capito dopo un po' che il compito educativo non è quello della somministrazione di nozioni, ma si gioca tutto sul relazionale. Quindi occorre pensare il compito educativo, la missione educativa, non come abilitazione a comportamenti o somministrazione di nozioni, ma come ciò che è strettamente legato all'essere generato, alla generazione. Anche qui ne ho parlato esattamente la volta scorsa del compito educativo. Occorre intendere l'educazione come un'iniziazione al senso della vita, al reale, al limite. Oggi, appunto, non c'è più l'idea del senso del limite, ma il reale, la vita con i suoi spigoli c'è, e un bimbino deve subito entrare a capire che la vita è fatta anche di queste cose. C'è una spigolosità del reale che, per quanto noi bimbini li proteggiamo, ma ci andranno a sbattere contro. Non si può sempre proteggerli in tutto e per tutto. Occorre dunque un cambio di paradigma, mi sembra di essere stato chiaro su questo punto, è un cambio di paradigma, proprio un... non si tratta di riadattare, no, qui c'è proprio bisogno di un cambio di paradigma. Mi collego, concludendo, a una frase che diceva Albert Einstein, lui per i suoi problemi, le sue cose, diceva: i problemi che abbiamo, sentite, i problemi che abbiamo non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero che li ha generati. Lui si riferiva alle sue cose. I pensieri che abbiamo, le questioni, i problemi che abbiamo, le questioni che si affacciano oggi, no? L'identità di genere, uomo, donna, quale idea di uomo, non possono essere risolte col paradigma di pensiero intellettualistico, sostanzialistico, naturalistico, di cui ci siamo sempre serviti, o con la semplice dichiarazione del principio e sanzione dei comportamenti. Occorre davvero un nuovo paradigma. Occorre cambiare modello di pensiero e anche di pratica, nuove pratiche, nuove decisioni. Insomma, qualcosa bisogna fare veramente adesso. Non basta cambiare l'etichetta a degli incontri in parrocchia. Abbiamo cambiato l'etichetta, però alla fine la cosa è sempre la stessa. No, non è più possibile. Sempre Einstein aggiungeva: follia è pretendere di fare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi. Questa è la follia, la pretesa di fare sempre le stesse cose aspettandosi dei risultati diversi. Ma è come la mosca che sbatte la testa contro il vetro ripetutamente, non si accorge che a un centimetro la finestra è aperta.
Questa è la vera follia. Se noi continuiamo a fare le cose come abbiamo sempre fatto, aspettandoci risultati diversi, non andremo da nessuna parte. Invece, concludendo con una nota in levare, positiva, che ci deve mettere in moto sulla strada giusta, adesso è il tempo di camminare insieme e di trovare una via, la via del sinodo. Mi auguro, questo è il mio auspicio, e credo proprio anche il vostro, perché le situazioni di sofferenza le conosciamo, ce l'abbiamo in casa, la famiglia, separati, divorziati, queste cose non sono di altri, ce l'abbiamo dentro di noi, sono sotto i nostri occhi, dentro le nostre case. Il nostro auspicio è veramente questo, che possiamo trovare la via in cui, come dice il Salmo, misericordia e verità si incontreranno. E grazie per l'attenzione.